ma anche se ne servivano, li tradivano, li seguivano e li abbandonavano in funzione dell'interesse del momento e delle situazioni contingenti. Certo, non siamo mai stati degli stinghi di sandalo, neanche altro tempo, d'altronde pure loro non erano stinghi di sandalo, no? Avanti. Un periodo storico in cui gli uomini sceglievano i loro dei tra i tanti possibili, senza porsi mai il problema del Dio unico. Avanti. Insomma, una visione del divino totalmente diversa da quella che successivamente si è imposta quando è venuto a mancare il contatto diretto. Avanti. I Sumeri, dai testi religiosi dei quali si presume che deriva tutto ciò che fa parte del nostro Vecchio Testamento, vissero intorno al 3000 a.C., quindi una civiltà antichissima e assai fiorente, la madre poi della civiltà che ci vede oggi protagonisti. E proprio loro sono la fonte primaria che sostiene la discesa sulla terra degli dei. Che cosa ci raccontano allora i fondatori di tutta la civiltà umana? I Sumeri, che cosa ci raccontano all'interno delle loro tavolette così magistralmente tradotte da Zeccaria Sitchin, che è il più grande traduttore per Sumero in inglese, in ebraico, in italiano, in francese, in inglese di tutti i tempi? Parlava il Sumero correttamente come noi parliamo l'italiano, anzi meglio di come noi parliamo l'italiano. Avanti. Ci raccontano che esiste nel sistema solare un pianeta di cui noi ufficialmente non conosciamo ancora l'esistenza, dicono i Sumeri. Un pianeta chiamato Nibiru, che ha un'orbita retrograda rispetto a quella di tutti gli altri pianeti e la cui durata addirittura è pari a 3600 anni terrestri. Per compiere in maniera retrograda la loro orbita, questo pianeta impiegherebbe 3600 dei nostri anni. Avanti. Questa è una tavoletta della civiltà sumerica conservata nel museo di Berlino e vedete che c'è già 3000 anni fa, già mettevano in evidenza questo decimo pianeta. Vedete il punto interrogativo. Ci sono gli altri che conosciamo e più c'era il loro pianeta. Avanti. La NASA, se vi ricordate, ha lanciato nell'infinità dello spazio le sonde Voyager 1 e Voyager 2 con immagini e suoni della Terra e un disco che contiene i saluti incisi in 55 lingue terrestri. Eventualmente queste sonde dovessero incontrare degli alieni, noi gli diciamo ciao, come stai, in 55 lingue. Guarda caso, il primo saluto è stato registrato sputacannumin in lingua sumerica, chissà perché, ma è solamente un caso oppure qualcuno ne sa veramente di più e non ce lo vuole dire, come di solito succede. Avanti. Questa è la tabellina che le Voyager 1 e 2 portano con loro nell'infinità dello spazio. Anzi, sappiamo che sono arrivati ai confini del nostro sistema solare. Vedeteci, noi siamo questi. Il maschietto c'è quella cosa lì, la femminuccia è così. Siamo carboni, eccetera. Il pianeta è quello, giù. Vedete? E poi c'è questo disco che porta i saluti a 55 lì. Il primo saluto, combinazione, e sumerica. Avanti. Il nome di Biru, tradotto dal sumero, significherebbe pianeta dell'attraversamento. Vi ricordate? Orbita retrograda che dura 3600 anni terrestri. Proprio perché questo corpo celeste attraversa in senso contrario le ellissi percorse dai suoi colleghi, no? Quelle di Marte e Giove in particolare. Dei suoi colleghi di altri pianeti. Avanti. L'orbita retrograda ci fa pensare che Nibiru non può essere stato generato con il Sole, con il nostro Sole, non è figlio come la Terra, Saturno, Plutone del nostro Sole, ma
necessariamente deve essere stato attratto e catturato dalle forze gravitazionali del nostro sistema solare. Questo è proprio ciò che affermano i racconti dei Sumeri, quando le interpretazioni degli autori considerate alternative rispetto alla scienza ufficiale. Avanti. Un satellite di questo pianeta, un satellite di Nibiru, avrebbe addirittura impattato con la Terra, producendo la grande depressione che si trova sotto l'Oceano Pacifico. Nel corso di questo scontro, le dimensioni cosmiche si sarebbero originate l'orbita attuale della Luna e la fascia degli asteroidi. Avanti. Ma che cosa dice la scienza moderna? Ecco di seguito un breve riassunto delle scoperte e delle posizioni ufficiali della comunità scientifica che in qualche modo confermano le incredibili, inaccettabili ipotesi astronomiche appena esposte. Avanti. Nel 1999 l'astronomo Mario Di Martino scopre che le deviazioni dell'orbita di 82 comete, anche quella di Halley, sono dovute a un pianeta grande circa 3 volte Giove. Avete presente quanto è grande Giove? Con orbita retrograda inclinata rispetto ai piani orbitali degli altri pianeti, a 25 unità astronomiche dal Sole. Avanti. Nel 1972 una simile osservazione viene effettuata da James Brady del Lawrence Livermore Laboratory in California, che ipotizzò come causa di tutto ciò l'esistenza di un decimo pianeta, di un pianeta X, non ancora scoperto, quindi sconosciuto. Avanti. Avanti. I dati delle missioni Pioneer della NASA hanno sostanzialmente confermato che ci deve essere un corpo celeste, grande almeno il doppio della Terra, in orbita solare, a una distanza di almeno 2,4 miliardi di chilometri oltre Plutone, e con periodo orbitale superiore ai 1000 anni. Avanti. James Christie dell'Osservatorio navale USA ha ipotizzato che l'inclinazione di Plutone e di Urano, voi sapete che sono due pianeti inclinati sul loro astro, non stanno in piedi come la Terra, ma sono possibili. Lo spostamento di Plutone e l'orbita retrograda di Tritone, che è una luna di Nettuno, sono dovuti al passaggio di un pianeta intruso nel sistema solare, grosso da 2 a 5 volte la Terra, con un'orbita inclinata posto alla distanza di circa 2,4 miliardi di chilometri da Plutone. Avanti. Ma lasciamo la modernità, lasciamo da parte quello che dicono oggi i nostri scienziati e ritorniamo ai Sumeri, come volete voi. Questo pianeta Nibiru sarebbe abitato dagli Annunaki o Anunnaki, corrispondenti, vi ricordate, agli Anakim della Bibbia. Ricordate 3000 anni fa la civiltà sumerica, la madre di tutte le civiltà, con il loro modo di intendere l'esistenza e quindi con anche i loro testi sacri. Poi è arrivato tutto il resto. Avanti. Questi individui sarebbero giunti sul nostro pianeta in cerca di oro, racconta questa storia. Perché questo metallo era indispensabile per creare una sorta di effetto serra sul loro pianeta. Polverizzato e diffuso nell'atmosfera, avrebbe rallentato il processo di progressivo raffreddamento che Nibiru stava subendo. Come mai oggi in tutto il mondo ci sono quelle botteucce? Compro oro, voglio oro, datemi oro a tutti i parti del mondo. Come mai c'è questa formidabile ricerca del rame? Che viene portato in India, perché c'è questa ricerca esasperata di oro? In ogni parte del mondo ci porta oro, compro oro, portatemi oro. Avanti, ragazzi miei, avanti. Secondo Sitchin ed altri, gli Anunnaki Anakini scesero sul nostro pianeta in gruppi di 50, fino a 12 gruppi, e costruirono la loro prima base nell'estremo sud della Mesopotamia, secondo questa storia. Avanti. Raccontano i Sumeri che gli Anunnaki, addetti ai faticosissimi lavori di scavo, dopo qualche tempo, sappiamo quanto tempo è trascorso, misurato in anni terrestri, si ribellarono e chiesero di poter essere dispensati. A fatica puzza a tutti, ragazzi miei. Avanti.
dopo vari tentativi di comporre quella che aveva tutta l'aria di essere ciò che noi definiremo una vera e propria vertenza sindacale, il capo di questi extraterrestri riuscì a ipotizzare ed elaborare una soluzione alternativa che si rivelò veramente decisiva, non solo per loro, ma anche per noi, possiamo dire ora, se questa storia dovesse risultare essere vera. Avanti. Durante la loro permanenza in quei territori, Enki, il capo degli Anunnaki, aveva avuto modo di osservare alcuni piccoli ominidi, Homo erectus, Homo habilis, e pensò che avrebbero potuto essere opportunamente trasformati e utilizzati per sostituire gli Anunnaki stanchi in perenne stato di protesta e rivolta. Tant'è che oggi, no, l'anello mancante tra l'Homo habilis, l'Homo erectus e l'Homo sapiens sapiens non è stato trovato, manca. C'è un salto, ma natura non facit saltus, non c'è salto nella natura. Come mai noi non riusciamo a ricomporre organicamente, fenotipicamente, genotipicamente la nostra storia? C'è un anello mancante. Guarda caso. È come se in un certo momento qualcuno interviene. Ce me la vedo io a far venire fuori a Michele, così lo mettiamo nella direzione generale dell'AST, perché prima Michele era solamente un piccolo Homo habilis. Per diventare il Michele di adesso magari sono dovuti intervenire questi signori. Avanti. Narrano sempre i sumeri che la madre di Enki sollecita il figlio ad intervenire per aiutare gli Anunnaki che faticano troppo. Lo invita apertamente a creare un sostituto, un doppio degli dèi, dèi rispetto a noi, no, miliardi di anni tecnologicamente più avanti, è come se noi adesso con un elicottero, no, arriviamo sul rio delle Amazzoni, scendiamo tutte, i Boid, torce, mangianasci, telefonini, mitra, e si su, popolazione dell'uomo si inginocchia, sono arrivati gli dèi, no? Così può darsi, no? Che è successo. E quindi, ma d'altronde a noi hanno detto che hanno clonato solo donne, ma che sa che cosa stanno combinando, perché ne stanno facendo di tutti i colori. Ecco perché la Chiesa non vuole che le cellule staminali vengono usate secondo particolari linee di sviluppo e devono essere usate solamente le cellule staminali omopoietiche solamente per la cura di determinate terapie, se non si scopre che così hanno fatto prima, su fissa voce, no, quella scusa di un sesso, bloccano. Avanti. Il figlio le risponde che la creatura che lei ha indicato in realtà esiste già e le chiede di fissare su di essa l'immagine degli dèi. Dice questa storia. Avanti. Grazie alle loro conoscenze scientifiche, gli Anunnaki effettuarono così una serie di esperimenti, manipolando geneticamente gli ominidi con l'innesto di una porzione del proprio DNA. Avanti. Operando nel loro laboratorio conosciuto come Camera delle Creazioni, dopo vari tentativi, di cui molti fallimentari, produssero la nuova creatura chiamata Lulu, cioè il mescolato, il misto, il prodotto di una commistione di patrimoni genetici. Avanti. Questa nuova creatura era anche chiamata Adama, da cui biblico Adam, quello della terra, il terrestre. Questi esseri dei Anunnaki Anakiti, scesi dal cielo sulla terra, insomma, secondo questa storia, avevano generato l'Homo sapiens. Avanti. Ciò, ragazzi, più o meno è quello che viene raccontato nelle tavolette sumere. Ecco, vi abbiamo regalato un momento di acculturazione.